Raga, che ore sono? 9.04. Sono le 9.04 e questo è il primo giorno di questa avventura. Buongiorno. Nuova avventura per le scricche. Aspetta che qui sono. Programma della giornata. Oggi rimaniamo ad Arezzo, dove siamo arrivate ieri. Chiara dovrà lavorare tutto il giorno. Partiremo per la nostra prima destinazione oggi. Quando? Le 6? 6 e mezza? Ci dirigeremo presso la nostra prima tappa e daremo inizio ufficialmente a questa avventura. Stamattina io e Mari saremo... Questa mattina io e Mari ci dedicheremo a finire di organizzare quello che manca da organizzare. Mi ero dimenticata di dire benvenuti in questo nuovo video delle scricche. Vabbè, ne vedete le belle, ciao. Non mi ricordo se... Ok, è giunto il momento di settare gli interfoni. Quello mio di Mari è già stato abbinato ieri. Adesso manca quello di Chiara, che tra l'altro è integrato direttamente all'interno del casco, che è questo qua. È un intercom direttamente fornito da Nolan, fatto e curato da Sena. La tecnologia è la stessa. Adesso li abbiniamo, così nel tragitto che abbiamo per arrivare al posto dove dormiremo possiamo parlarci e farci compagnia. Sì, però Bianca, non parlare troppo, se no non spengo. No, non ce la faccio ad affrontare un viaggio in cui parli come parli di solito. No, dai, non penso che parlerò molto. Voi Bianca non la conoscete, però parla davvero tanto e ti porta allo sfinimento, quindi... Salve. Ma fai finta di non aver sentito niente, ho parlato con loro. Dall'altra patata! Come si accende questa cosa? On. Ti l'hai premuto? Hai intuito. L'hai premuto però. Allora, abbiamo fatto il pairing direttamente dall'app, perché grazie al QR code che c'è per ogni interfono c'è questa funzione che si chiama Smart Intercom Pairing, per cui viene fatto lo scanner da parte di una persona del QR code e gli interfoni si mettono tutti in comunicazione. Adesso magari li proviamo e capiamo se effettivamente siamo riusciti a fare bene. Funziona? Mi senti? Anche troppo. Funziona! Funziona! Sì! Può fare! Sono rimasta incastrata nella porta. A few moments later. Ok, ce l'ho fatta. Direi che siamo pronte per partire. Cosa, un sorriso enorme. Abbiamo scoperto stamattina che oggi è la giornata internazionale dell'amicizia. Dolce. E noi siamo per partire! Yay! Pronte, andiamo che sennò abbiamo già partito. Sì, esatto, basta. Siamo già in ritardo. Siamo arrivate nel posto che ci ospiterà per le prossime due notti e siamo esattamente a Bagno Vignoni. Mi dicono dalla regia, e la regia precisamente è mia madre da Rimini, qui c'è uno dei punti termali più belli della Toscana. E adesso andiamo a salutare le ragazze della locale alloggiato e andiamo a sistemarci e a capire dove mangiare stasera. Lo scopriremo solo di me. Esatto. Presentiamo Barbara 2, che fa parte dello staff della locanda alloggiato, che ci ospita in questa fantastica location di Bagno Vignoni.
Passiamo a cena al ristorante Il Loggiato, consigliato direttamente dalle ragazze che ci ospitano all'agriturismo. Stiamo leggendo un menù davvero succulento, ci lasceremo consigliare anche dallo staff per evitare di perderci qualcosa. Allora, la Maria Elena farà finta di capire qualcosa di vino e assaggerà anche. Vai, oh. Io. Vai. Vuoi dire che per me va bene. Sta di vino? Sta di vino. Ma che cazzo stai a dire? All'inizio di questo viaggio, di questa avventura. Siamo appena rientrate in camera dopo la cena. A parte che il posto è bellissimo. La nostra giornata finisce qui. Primo giorno andato. Domani tour di tutta la Val d'Orcia. E niente, ci vediamo domani mattina. Allora, che dire? Scricchettini, scricchettine. Ci siamo appena svegliate. Buongiornissimo! Programma della giornata. Programma della giornata. Intanto lavarsi la faccia. Colazione. Il giro più o meno ce l'abbiamo chiaro, abbiamo diverse direzioni da prendere oggi. Ci aspetta una giornata bella intensa, speriamo davvero che non sia troppo caldo. Siamo pronte. E lei è Barbara, l'altro volto di questo fantastico luogo. Ora se ne veste nel lavoro proprio. Trattamento doc. Ed è tutta opera di lei, di Sabrina e di tutto il nostro staff. Esatto. Ci rivediamo domani mattina a colazione allora. Ciao. Borse fatte, preso tutta l'attrezzatura e siamo in partenza. Are you ready? Ci siamo subito cercate il primo spot. Che strade. Io avevo fatto una richiesta, una alle ragazze per questo viaggio, è non uccidetemi, non portatemi in strade bianche perché io non ho le ruote tassellate. Prima tappa, la Mari giù di qua ragazze. Ecco, ci siamo finiti qua. Sono viva per miracolo, però allora iniziamo bene. Non so se mi vedrete ancora a fine giornata. Troviamo. Siamo a Pienza, Casa Gori, azienda agricola biologica che nasce nel 2015. Facciamo vino naturale, organico naturale e birra agricola, quindi coltiviamo gli orzi, i grani dalla la segale, l'avena e i luppoli. Qui in azienda abbiamo un piccolo birrificio, ci divertiamo, via. Che grazia. No, ovviamente spaccavi la mia faccia. Se passate da queste parti, fermatevi perché è un posto anche abbastanza nascosto. Non c'è caos. È veramente un piccolo angolo di pace nel cuore della Val d'Orcia. Mamma mia. Dirla, terza tappa. Terza tappa. San Quirico d'Orcia. Dai. Un altro dei posti più famosi della Val d'Orcia è questo qua! Ci presti San Quirico? San Quirico d'Orcia. D'Orcia. Questo è il momento turiste. Tutto bene là dietro? Non mica tanto. Ora rotola via secondo me. Mi sono
sono piaciute queste riprese col drone? Sì. So che non ce lo direte, ma mi siete stupiti. Siamo brave. Però la prossima volta voglio videomaker. Eh sì, sono convinta anch'io che sia più bello già. Andiamo? Che dite? Sì. La situazione attuale. Alza il piede. Alza il piede. Però tornate a casa base e mangiare. Andiamo a mangiare? Ora una birra. Ora insomma pancia nostra fatica panna. Giornata intensa e domani ci aspetta un altro viaggio. Direzione isola. Diciamo solo questo. Buongiorno, si vede dal mattino. Abbiamo già fatto colazione, ci dobbiamo mettere in strada verso l'isola. L'isola? Non c'è. Verso... Ma stavi per dire, L'isola? Io ho scoperto qualcosa di straordinario. O io sto perdendo roba in giro, o la mia valigia diventa sempre più capiente. Grazie. Ci sta sempre più roba. Qualcuno su Instagram me l'aveva detto, in verità. A quanto pare è così. La nostra centrale nucleare è ancora qui, fino all'ultimo, cariche come dei muli. Andremo verso le nostre moto a caricare, poi a salutare Sabrina e Barbara che ci hanno ospitato in questa bellissima realtà che è la locanda del loggiato. Prendete nota perché se venite a Bagnovignoni è esattamente in centro, vi permette di fare quello che volete. Noi meglio di così non potevamo andare. E via, e si va.